Quattro frecce accese per fare i propri comodi. Succede un po' in tutta la città, ma è all'inizio di via Giardini e in viale Ciro Menotti che capita più spesso. Stiamo parlando della cattiva abitudine di parcheggiare in doppia fila, con la conseguenza di intralciare il traffico. Guardate questo autobus costretto a fermarsi quasi in mezzo alla strada per far salire gli utenti. La prassi è diffusa, si accosta alla macchina e si accendono le frecce. Poi si vanno a fare brevi commissioni, tabaccheria, al forno, al bar e in edicola. Entriamo nel forno che si affaccia proprio su questo tratto. L'unica cosa che rimangono in sosta abbastanza in tempi brevi, quindi di conseguenza in pochi minuti il tempo di sbrigare, diciamo, le loro cose. E dentro un bar ci dicono: tante volte parcheggiano in doppia fila anche se c'è il parcheggio libero. Secondo me è una questione di fatica. Sono molti anche quelli che rimangono in macchina con il motore spento sulla carreggiata, ma fermiamo un signore appena uscito dalla ricevitoria. Sa che ha parcheggiato qua in doppia fila? Sì. Ecco, perché cosa capita la mattina? Perché non c'è posto qua là dentro. Nel mentre arriva un'altra automobile che si ferma con le frecce accese proprio davanti a noi. Ha ragione, ho sbagliato. Anche in viale Ciro Menotti non mancano i furbetti del volante che lasciano l'auto o i mezzi di trasporto per disabili proprio in mezzo alla strada. Sembra quasi una scena del film I Mostri, quella dove Ugo Tognazzi fa le multe a quelli che parcheggiano in doppia fila davanti all'edicola. Il codice della strada definisce che ci si può fermare sulla carreggiata solo per emergenza, ma in tutti gli altri casi è vietato allontanarsi dal veicolo.